La società romana era fortemente legata alla terra. L'agricoltura era l'attività economica principale in età arcaica, ma continuò ad esserlo anche nella tarda repubblica e in età imperiale. Non stupisce quindi che la prima opera in prosa della letteratura latina di cui abbiamo notizie sia un trattato sull'agricoltura. Si tratta del De Agricultura di Marco Porcio Catone, il Censore, una figura chiave nella storia. Storia della res pubblica tra il III e il II secolo a.C. Il Dea Agricoltura è una sorta di manuale o guida in cui Catone dispensa una serie di precetti o istruzioni utili al proprietario di una villa rustica, una sorta di azienda agricola di media estensione, amministrata non da lui direttamente, ma da un fattore, il vilicus. Come deve comportarsi il vilicus, cioè il fattore l'amministratore trattore dell'azienda agricola Secondo Catone,